Eccoci qua, signori, Big Luca dalla Florida. Aspettate che metto il cellulare. Io ho due cellulari, signori. Eccoci qua. Abbiamo cambiato la sim, abbiamo la sim americana. Ci stiamo proprio in quando in spiaggia. Ho il mio vecchio telefono che speravo potesse fare i live orizzontali, invece siamo sempre con i live verticali. Lo porto un po' in spiaggia e poi tra tre ore abbiamo i jet ski, quindi dobbiamo prendere i nostri potenti mezzi di comunicazione finti suburbani. Qua ci muoviamo solo con mezzi assolutamente suburbani, ovvero il suburban. Vabbè, la lasciate perdere, ragazzi, non l'avete capita e ho capito che non l'avete capito, quindi con calma ci andiamo un po' in spiaggia. Qua c'è un odore di marijuana che metà ne basta, veramente, gente che fuma. Siamo qua in questa località finta, adesso andiamo poi in spiaggia, mangio, bevo e poi vado con i jet ski, ovvero moto d'acqua. Allora, signori, domani alle 9 del mattino si lanciano i corsi di Dan Kennedy. Intanto vi faccio vedere l'opulenza. Si lanciano i corsi di Dan Kennedy, il protocollo Kennedy, tutti i corsi di Dan Kennedy, o quasi, poi vedrete tradotti in italiano, in esclusiva mondiale, corsi mai tradotti in italiano, mai portati a mercato in Italia, li portiamo noi stronzi per voi aspiranti lucratori, un po' qui e un po' là. Quindi queste sono le potentissime spiagge della Florida, di South Beach. Questi sono i discorsi. Adesso ci facciamo dare un recliner. Vediamo un attimo. Non ci dobbiamo comportare qui. Live verticale, signori, perché funziona meglio. Trigger l'algoritmo per tutti gli esperti di SEO, SEM, tutte quelle cose lì assolutamente esistenti. Fate i live verticali perché aiuta. È proprio una questione di algoritmo. Eccoci qua. How are you? One recliner, please. Pardon me? One recliner, please. And your room number? Yes, 914. 914. And last name, please? This is Stephanie. Adesso ci facciamo dare un recliner e continuiamo a fare questo live. Just one chair? One chair. Eccoci qua, quindi ci stanno dando tutto ciò che ci necessita. Where would you like to have it? Somewhere quiet. What's the quietest spot? Here is not quiet because of the wind. I know it's not quiet, but like give me some. Something in the sun? Yeah, sun is okay. How about these two? Yeah, these two. Okay. Una delle cose che io detesto di questo hotel è che siamo tutti ammassati come sardine. Noi stessimo pagando $1000 a notte per essere qua. Uno non dice, ma perché dovrei essere ammassato come una piccola sardina? Ma vi sembra una roba giusta? Vi sembra una roba corretta? Chiaro? Non è giusta quella cosa. Guardate il mare. Il mare, sì. No, just leave it the way it is. Thank you very much. Okay. Can I have somebody from the bar? So, excuse me? Somebody from the bar, like can I order? Just raise the flag up. I will tell the server to come here first. Okay. To take the order for you. Okay. Do I have to put this up? Qui sono ancora più intelligenti di Dubai. Come fanno a vedere il flag se è dentro l'ombrellone? Allora, signori, siamo qui a Miami. Come si attivano i live verticali Big? Bisogna farlo col cellulare in verticale, proprio una questione di algoritmo. Sono informazioni segrete, ragazzi, noi addentro alle segrete cose, noi del mondo digital, quel mondo lì, insomma, fatto di quelle regole lì. Non le diciamo perché sono chiare, ma è abbastanza chiaro. Quindi siamo qui, io ho due telefoni, ho la carta. Hello, eccoci qua, hi, how are you doing? Very good, how are you doing today? Good.
Can I have one Heineken, please? One Heineken? Yes. May I have the room number and last name? 914 De Stefani. Thank you, Mr. De Stefani. Thank you. Quindi innanzitutto iniziamo con una birretta. Si vede che se arrivi al green screen non funziona bene oggi, bene. Sei a bordighera. Allora ragazzi, domani alle 9 di mattina si lanciano queste cose qua. Dovete comprare come porcospini, accaparratevi i corsi, perché poi alcuni vengono chiusi, alcuni altri aumentiamo massivamente il prezzo, come è successo per Mentecatti. Mentecatti sta per riaprire a circa 2000 euro, quindi chi se l'è accaparrato per 1200 ha fatto solo bene. Marco, vuoi essere insultato live? Dai, che oggi sono in vena. Oggi ho voglia di mandare a fare in culo la gente. Perché a volte vedo delle cose in questa industria, delle persone, delle situazioni che si meritano solo di essere mandati a fare in culo. Gente che parla, gente che sproloquia, gente che pratera, gente che non capisce un cazzo di marketing, gente che non ha ancora capito che cazzo è il marketing. Io a volte devo spiegare cose ovvie. Io, un consulente, è un guru della mia levatura a parlare con certe scimmie, ma vi pare giusto, vi pare corretto, vi sembra giusto, non lo è. E soprattutto gente che è... thank you very much. Gente della mia caratura che prende ormai 5.000, neanche più 3.000, ma 5.000 euro all'ora, che ha fatto record europei e mondiali, ha stretto accordi internazionali mai visti e ha fatto cose e risultati mai viste, deve guardare passivamente certe cose, pazzesco. Non vi dico neanche cosa sono queste cose. Adesso ci versiamo un po' d'acqua, sicuramente adesso combino un casino. Allora, scusate che mi incastro il selfie stick tra il tamarindo e il resto, e quindi furca. Spogliamo completamente ed esibiamo questo fisico da Miami, ok? Allora, adesso, anzi, in questo live parlo di una cosa che mi fa incazzare. Adesso andiamo un po' al sole, non so se mi va in errore l'iPhone, però almeno vi faccio vedere un po' dove siamo. Diamo qualche informazione così capiamo anche dove siamo. Allora, ragazzi, a volte io leggo delle domande sul mio gruppo Facebook che mi fanno solo che incazzare, ok? Mi fanno solo che incazzare. Ci sono persone che tutti convinti che possono diventare consulenti o guru o vendere corsi in 2 secondi, e vogliono che io, nella persona di Big Luca, capitano in discorso della Big Luca International Consulting, azienda internazionale da svariati milioni di euro, gli dica 448 come fare. Ora, voi vi sembra un ragionamento corretto? E posso dirlo con l'autorità di uno che cammina in spiaggia a Miami, quindi tanta, ok? Cioè, è assurda la cosa, veramente veramente assurda. Allora, ragazzi, dovete cominciare a prendere seriamente le cose e a non sprecare il mio tempo, perché già io sono buono, vi do un sacco di cose, un sacco di video, un sacco di like, valore gratis, ma la mia tentazione è sempre di più quella di mandarvici, ok? Quindi non fatemi girare le palle. Allora, una cosa che mi sorprende di Miami, quantomeno Miami a febbraio, è la quasi totale assenza di figaccioni palestrati e strafighe che mi avevano detto, ci sia da sta roba, sia uomini che donne. In compenso, che insomma, quando tornerai a Dubai, Madonna non è con te, donne sopra. Ah, una cosa sull'Italia, sono sempre più convinto che io dovrei fare Miami-Dubai. L'unica ragione per cui non sto facendo Miami-Dubai è il mio impegno OSA con Gasparotto a Lecce, ok, il 27, 28, 29, fine marzo. Infatti ci stavo scrivendo proprio adesso e ho detto: Mirko, dimmi com'è la situazione, perché è l'unico motivo per il quale sto tornando. Mi sta facendo ridere la situazione, guardate qui, il panico, non c'è. Nonostante questo, le voci sul coronavirus sono arrivate anche a Dave Ramsey, Mark Cuban, che ha fatto un basta, no? Gente che adesso si sta spaventando, pandemie. Quindi io tornerei da Miami a Dubai, se fossi, spenderei quei 14.000 dollari di merda della prima classe, una tratta sola, grande Emirates che ci lucri sulle sfighe, farei anch'io, bravo. Io avrei messo a 28, ma comunque, è comunque high ticket.
e andrei a Dubai, perché sinceramente il pensiero di tornare da Miami, che mi sta piacendo Miami, posto abbastanza improbabile, però non fantastico, ma ci sta, mi posso vedere vivere qualche mese là a Miami. E tornare in Italia ed essere magari incastrato, ingabbiato, blindato, è una cosa che mi fa veramente, a parte ridere assolutamente a crepapelle. Seconda cosa, incazzare. Sessualità profittevole, saluti a palestra entro ascolto mentre catti due. Ciao ragazzi, ciao amore mio. Faccio questo video per dimostrarti che non mi sono incontrato con la mia amante Carmelina in spiaggia. Sono qua, sto facendo da bandiera, da faro per le navi. Ho ordinato una birretta che non so se mi abbiano consegnato, non so neanche più dov'è il mio, sì, forse se guardiamo il mare. Per fare questo bellissimo live vi ricordo che ho dovuto inserire la SIM americana su questo telefono vecchio e comunque non va la modalità orizzontale perché non mi funziona più l'app nell'altro telefono. Guardate qua, come si sta in Italia? Tutto a posto? È tutto black, signori. Un saluto dalla calda Florida. Sei già rosso rosso, metti la crema big. Sì. Le perversioni italiane. Questo è il mio hotel, il Faena. Guardate qui, non è malissimo, dai. Stavo pensando a quanto si satura l'online, l'apostrofo online. Che cos'è l'online? È come dire che cazzo è il digital. Ah, poi volevo annunciarlo ufficialmente. Chiunque parli del digital comincia a starmi pesantemente sulle palle. Trovatevi un lavoro serio, ragazzi, perché non è che si può inglobare tutto ciò di cui parlate sotto il cappello digital e quindi uno può sproloquiare su tutto ciò che abbia anche remotamente a che fare con ciò che voi pensate che il digital sia. E quindi uno può parlare a vanvera di tutto, compreso l'online marketing. Ragazzi, il digitale non c'entra un cazzo con il marketing. Cerchiamo di capirla, per favore. Dov'è la mia birra? Eccola qua. Ok. Non c'entra assolutamente niente, ragazzi, il digital. Un giorno farò un video dove vi spiegherò io, a voi polli, che l'online marketing non ha niente a che fare con le nuove tecnologie, le app, la Silicon Valley, Miami. Non c'entra niente. Ok. Mi metto questo qua in mezzo ai gioielli di famiglia. Oh, la mia birretta che non riesco ovviamente ad aprire, porca merda. Ok, signori, tutti nella stessa barca, non va l'orizzontale. Ah, neanche a te va? Pensavo di essere solo io. Non ci sono quelli che fanno sky surf, no? Ho una cremina da 9,90. Adesso chiedo, no, ma in realtà me la danno gratis, perché con i $1,000 a notte che spendiamo abbiamo la crema compresa. Immaginatevi. Dopo in privato ti mando le foto e solo di una persona che ti farà sorridere per la somiglianza. Grande Simone Iacazzi. Mandami tutto. Mandatemi tutte le foto delle vostre perversioni. Ciao Bigone, bella vita. Sì, ma tra poco devo rientrare in Italia. Uno dei motivi per cui me la sto godendo, sto facendo un po' così anche lo stupido, è perché il solo pensiero di rientrare in Italia, ricordiamoci, per me rientrare in Italia è l'equivalente di dire rientro a Tokyo, perché non ha senso. Si metti la crema, direi. E dove la prendo la crema? Devo alzare la bandiera, mi sa. Andare, sono nato d'acqua, non la vedranno mai, però magari se vado lì, sì, no, è molto meglio che se vado lì a chiederglielo, perché tanto, no, adesso l'ho riabbassata, vado dalla tipa a chiedergliela, guarda, la crema, perché sennò ci ustioniamo, già sono tutto rosso. Vediamo di chiedere la crema alla tipa, signori. Ok?
Comunque, coronavirus è scoppiato Alice ieri, minchia. Andiamo bene. Hi, can I have some sun cream, please? Sunscreen? Yeah. Yes, we do have sun cream here. 30 and 50. 30. 30? Yeah. This is enough? Yeah. Thank you. You're welcome. Yeah, it should be enough. Vedete, qua te la danno modello maionese. Questo qui non è maionese. Non mettetelo nel panino. Non è buono. Adesso ritorniamo, ci mettiamo la cremina. Tranquilli. La verità è che io sono troppo importante per mettermi la crema da solo, ma fa niente. Se non c'è nessuno che me la metterò da me. Allora, capiamo come organizzare questa cosa qui. Potrei metterla nella brocca dell'acqua. Eccoci qua. Si può partecipare all'evento di Lecce, non lo so, scrivete a Gasparotto, io non so niente, ragazzi. Io non so assolutamente niente. Cosa volete che sappia io che sono a Miami in vacanza, dai? Un minimo di rispetto. Eccoci qua, come sto, ragazzi? Parlo piano perché ci sono le altre persone che sono in vacanza e quindi se no le disturbo, perché qui abbiamo una limitata privacy. Scusate, mi sto mettendo la crema se a qualcuno interessa. Questi della società del green screen sono dei fenomeni. Fanno apparire anche vera la crema. Mi hanno fatto una psella l'altro giorno, 13.000 euro, mi fa senti coglione. Quando tu proverai a metterti la crema e si vede che è finto e non sei in Florida, questi ti ridono dietro. O ci dai 13.000 euro o non rendiamo vera la crema. Mi hanno fatto la crema in 3D. È pazzesco. È pazzesco, ti prendono per la fame e per la sete. Che tra un po' farò finta di essere nel piede a terra italiano. Come andiamo, signori? Siete anche voi parte dell'ambiente digital? Oggi mi sento troppo in vena di fare lo studio. Non ho bevuto, vi giuro, questa è la prima. Eccoci qua. Vedete, anche i milionari si mettono. Immagino tutti voi gay che mi guardano, ci toccano, la scena raccapricciante. Mamma mia. Ah, ma io sto combinando un casino con la crema, secondo me è meglio che mi dici a me. Allora, adesso mi potrete fare qualche domanda, un attimo. Essere coperto a questo punto. Come andiamo, ragazzi? Tutto a posto. Eccoci qui. Un altro po'. Eccoci qua. Io me la tengo anche su. Non c'è nessun tipo di problema. Là, il mio cellulare è di qua. Eccoci qua. Allora, se su, fatemi qualche domanda intelligente, ragazzi. Fatemi qualche domanda su Miami e tutte le altre cose. Allora, ragazzi, seriamente, domani, avete capito, andate su protocollokennedy.com per essere i primi a sapere di questa cosa, perché poi togliamo tutto.
Io vado a lavorare. Amore, stai lavorando? Pensa che le lauree a Lecce le stanno facendo via Skype. Pazzesco. Veramente? Veramente abbiamo di queste situazioni? Una domanda su Katanga. Quando guardo le lezioni da telefono, ogni video parte con muto, quindi a meno che non attivi ogni volta il volume, mi è impossibile ripetizione. Solo il mio problema è una caratteristica di Katanga. Potrebbe essere una cosa alla quale... Ciao Samuele, come stai? Alla quale il nostro programmatore sta lavorando. Comunque tu manda questo feedback in ufficio, perché il programmatore risolve anche questa roba qua. Quando andrai alle isole Fiji in vacanza? Mai, perché le isole Fiji sono lontane. Adesso mettiamo questi occhiali che non sono da sole, sono da vista, ma hanno le lenti che cambiano colore. Mamma mia, chissà quanta gente rosica che io sono qua. Sono qua al mare. Più che una domanda, che età aveva la persona giovane che conosci che guadagna 100.000 netti al mese? Una curiosità più che una domanda, che età aveva la persona più giovane che conosci che guadagna 100.000 netti al mese? 19 anni e sarà presente nel mio mastermind Lucro Suburbano. Un mastermind a cui solo le persone molto intelligenti decidono di partecipare. Anch'io lo stesso problema. Ok, ben capito ragazzi, c'è bisogno di... Siamo consapevoli di questa cosa. Il programmatore... Allora, stiamo prendendo un plugin per l'audio. C'è un problema che non riusciamo a pagarlo. Non è uno scherzo. Abbiamo provato con tutte le carte possibili e immaginabili. La transazione non passa. È una transazione a $119 al mese, ma non passa. E quindi stiamo vedendo il da farsi. Lì risolve dei problemi, forse risolve anche qua. Hanno risolto il mio problema audio. Ah, per Thomas l'abbiamo risolto. Ok. Signori, domani alle 9 del mattino state pronti? Col ditino pronto? Primo perché potremmo farvi qualche scherzetto e alzare arbitrariamente. Ah, una cosa. Se vediamo che state comprando troppo, in ottemperanza a quello che penso sempre, alziamo i prezzi in corso d'opera. Non garantiamo i prezzi durante il lancio. Perché se per esempio ci accorgiamo che i prezzi a cui lanciamo sono troppo bassi, ve li alziamo mentre c'è il lancio per lucrare di più. Tanto li comprate lo stesso perché siamo monopolisti di queste informazioni. Domani alle 9 del mattino, signore, ricevete a casa i pacconi, collezione, accesso a Katanga, corsi in due lingue e diventate parte della nostra community gruppo Facebook Elite Katanghese. Cosa hai fatto alla mano? Mi sono strappato una libbra di pelle e non so come. È fondamentale secondo te avere un gruppo di supporto dei propri stessi studi e corsi? E devi trovare persone che stanno facendo il tuo stesso percorso. Il problema è che è un casino trovarle. Se non le trovi, non le trovi. Vai avanti. Comunque l'imprenditoria è un percorso solitario, perché in ultima analisi sai tu cosa stai facendo, il culo è il tuo e non è quello di un altro. Semplicemente il modo in cui è. Libro stupendo, letto sul volo di ritorno. Possiamo usare i punti di Katanga per domani? Certamente che sì. Chi ha tanti punti potrebbe prendere i corsi gratis. Chi è entrato nei mastermind, nelle cose, potrebbe, ha fatto le ha preso tanti corsi eccetera, sicuramente può ottenere un ottimo sconto. Immaginatevi fare immersione con i contenuti di Dan e Big su Katanga, essere membri e avere anche la collezione a casa pacconizzata. Chi mi ammazza più, ragazzi? Ragazzi, prendete, a parte gli scherzi, seriamente il vostro studio, al di là che compriate da me o che investiate nei programmi di qualcun altro, però qualcosa dovete fare. Parlavo l'altro giorno con un mio studente di lungo corso bravo che è entrato nel mio mastermind Lucro Suburbano. Era lì per entrarci, fa non lo so, cazzo, faccio, senti, qualcosa devi fare, cioè porca troia, deve esserci un punto di stacco. Io investo centinaia di migliaia di dollari all'anno sulla mia formazione, perché altrimenti uno continua a dire chi non si forma si ferma, ah ma ho bisogno, ho l'ambiente depotenziante, lui fa ma io ho l'ambiente depotenziante, e non troverai uno potenziante così schioccando le dita.
devi riunirti con persone che la pensano uguale, con persone che hanno risultati monetari importanti. Quando voi iniziate a fare netti sopra i 200-300 mila euro l'anno, netti, avete problemi a trovare altre persone che li fanno, perché è raro trovarli, cioè è un fatto. Quindi prendete seriamente ciò che fate, perché non è la qualità delle informazioni determinerà i vostri risultati, la qualità è la quantità della ripetizione che fate, non per niente Katanga la facilità. E prendete seriamente la qualità dei corsi mastermind che fate, perché è importante. Ciao, che ore sono? Ma perché mi fate sempre questa domanda? Io non capisco. 13:09. Non so perché, ma vi piace farmi sta domanda qui. Sono andato da Nusrat ieri, una delusione totale. Ho preso ribai, abbiamo speso quasi $800. Ho preso un ribai Tomahawk da $275 l'uno, cosa che mi ha fatto accapponare la pelle. Pieno di grasso, proprio una merda. Morton svince a mani basse, però Nusrat al brand. Scusa B, come mai Wealth Attraction non c'è la versione con audio in italiano come per gli altri corsi? Non possiamo fare immersione. Perché non è doppiato Wealth Attraction, è sottotitolato. 3 corsi sono sottotitolati e non doppiati, tutti gli altri sono doppiati. Perché all'inizio avevamo pensato di ma solo io vedo sfocato. A parte che se mi toglio chi ha vedo niente. Di sottotitolare i corsi. Poi abbiamo pensato che con il discorso di Katanga, dell'immersione, eccetera, eccetera, sarebbe stato carino metterci. Non so come si asciuga la camera, adesso come mi vedete, bene? Adesso mi dovreste vedere bene. Ma secondo me non è un problema della camera, è un problema che non c'è finito niente sulla camera. Come si vede adesso? Ora va bene, perfetto. Ora bene, perfetto. Ok, signori, avete capito? Quindi ricordiamo che il protocollo Kennedy è un insieme di 10 corsi. Solo le ore di Dan Kennedy sono 100. I corsi riceveranno nei prossimi mesi le mie integrazioni, di modo da declinare queste informazioni sul mercato italiano. Saranno integrazioni importanti. Una delle ragioni per cui abbiamo fatto questa offerta, diciamo, assurda anche all'evento, è perché le integrazioni arrivano nei prossimi mesi. In realtà non ci dovrebbero neanche essere, basterebbero le traduzioni di Dan, è una cosa aggiuntiva. Comunque arrivano nei prossimi mesi. Il paccone alla versione italiana. E siamo riusciti a tirare all'osso i prezzi di modo da permettere a quante più persone in target possibili di beneficiare di queste informazioni. Conto di riuscire a... Sto facendo progressi entro un paio di mesi, di conto riuscire a comprare alcuni dei tuoi corsi. Siamo in diretta. C'è scritto live. Vai a farti un giro da Joe Stone Crab a Miami, lucrano 38 milioni in 7 di apertura. Ah, Joe Stone Crab, sì, lo conosco. Devo anche andare al Bizarre, che c'è qua. Mi ha consigliato di questo ristorante. Ieri veramente Nusret, mi era piaciuto molto Dubai, ma non mi è piaciuto qua a Miami. Un ribeye, ma hanno dato una cosa da vergognarsi. Sicuramente in una carne a $275. Enrico, secondo te
è legale, no che non è legale, è chiaro che non lo sia, andranno tutti in prigione chi compra chi vende. Cioè ci sono le persone che fanno le cose illegali, noi invece le facciamo legali, ti pare? Beh, quanti mesi di stile di vita da parte bisogna avere per lanciare un business? Ragazzi, siete troppo generici. Un business, lo stile di vita, dipende anche quanto è ramificato il vostro stile di vita. Se lo stile di vita è fatto da costi fissi, è un problema. Il mio costo fisso mensile del mutuo è 3.000, ma il mutuo è un debito di 30 anni, quindi non è che lo vivi solo a 3.000 al mese, è diverso. Io vi dico di aver via almeno un anno, siete abbastanza comodi quando avete via un anno di stile di vita in banca liquido. Il resto lo potete investire in cose liquide facilmente smobilizzabili. Io però ce n'ho di più, perché io dormo bene la notte solo se ho tanti soldini. C'è chi nella mia posizione investirebbe di più e io invece ne investo di meno perché sono cazzi miei. Mi sono registrato per usufruire del 10% dei corsi, ma non riesco ad accedere alla piattaforma, importa sempre la pagina dell'opt-in. Scrivi all'ufficio. Alessandro, io ti voglio tanto bene, leggo a malapena i commenti, ho il sole in faccia, sono in spiaggia e sto bevendo una birra, potresti rifarmela la domanda? Io, fai conto che io leggo a malapena il tuo nome perché ho il sole in faccia. Disculpami. Vediamo cosa succede qui sul fronte. Ma perché adesso noi andiamo con le moto d'acqua tra l'altro. C'è Weber che mi manda le email sulla segmentazione. Che se sapesse segmentare non le manderebbe a me, considerando il fatto che io non segmento. Sempre allerta, signori, sempre allerta. Qua non succede niente di interessante. Tra poco mi mangio dei rigatoni. Beh, continui a riprogrammarti con la ripetizione, assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente corretto. Voi cosa state facendo oggi? State lucrando? Quanti di quelli che sono in ascolto oggi lucrano? Io ho lucrato, per esempio, poco, non tanto. Mi sono svegliato che avevo lucrato. No, in realtà non sono entrati dei bonifici perché ho tipo lucrato 6.000 da quando mi sono svegliato. Dovevano essere tipo 10.000, infatti ci sono rimasto, guarda, torno a dormire. Ah, Weber wants to be AC. Puoi dirci quanto costa il tuo mastermind? Dipende dai punti di vista. Chiama l'800-303-666. Il pacchetto lucro suburbano costa 24, cioè per chi era venuto all'evento 24.500. Sarebbe possibile mettere su Katang anche solo l'audio, ma in italiano, di Wealth Attraction, al fine di poter fare immersione. Dario, quanto sei bello. E ragazzi, vuol dire che bisogna fare un lavoro di interpretariato. Il lavoro di interpretariato lo faremo poi a suo tempo, ma in teoria non dovevate avere, sono tutte robe in più e non vi ci abituate, cioè ci deve essere anche un limite, cioè ti rendi conto di quello che ho appena chiesto? Cioè, bella la versione sottotitolata, me la fai anche audio? Cioè, spendo 10.000 euro, cioè se me li dai lo faccio. Non siamo arroganti, signori. Dire, mi piace la Jeep della Lamborghini, mi dai anche quella che sembra una Batmobile, la Huracan, costa 400.000, dammi anche quella perché mi piace. Cioè, ragazzi, sapete che al mondo non ci sono cose doppiate? Cioè, vorrei dirvi, al mondo, voi provate a cercare, Dan non è neanche doppiato in giapponese, mi sembra che sia sottotitolato, c'è un motivo, dei costi enormi. Perciò all'inizio avevamo detto di fare i sottotitoli, poi abbiamo fatto, nonostante costi un fottio di più, il doppiaggio per darvi più valore. Wealth Attraction e Mind Hijacking non sono doppiati. Se poi li dobbiamo far doppiare in futuro, li faremo doppiare. Per adesso ve li beccate sottotitolati, ragazzi. Già non dovevate prendere i sottotitolati. Cerchiamo di non esagerare, perché
è già straordinario guardarsi su Katanga con i sottotitoli, anche perché c'è chi dà fastidio il doppiaggio, che uno potrebbe dire li voglio tutti sottotitolati, no, doppiameli tutti, ragazzi, capito? No, poi facciamo le pulci ai prezzi dei corsi, capito? Ciao a tutti ragazzi. Quindi capisco benissimo le pretese, ma voi dovete anche capire le esigenze. Sono il top, lo so. E CK per il doppiaggio è una buona offerta in realtà. Cioè, sono robe impegnative. Quindi sì. Qual è il corso migliore da cui partire dal protocollo per chi sta costruendo un infobusiness? Io partirei sempre da Wealth Attraction, poi mi farei High Fee Coaching and Consulting. Ragazzi, per chi è nella consulenza coaching, prenda High Fee Coaching and Consulting Bootcamp, ragazzi, prendete quella, fidatevi soprattutto al prezzo il quale sarà lanciato. High Fee Coaching and Consulting Bootcamp è un corso strepitoso. Chiunque venda coaching, consulenza, eccetera, eccetera, a chiunque sia piaciuto guerra psicologica, a chiunque vorrebbe guerra psicologica, prendete quel cazzo di corso perché è fenomenale. Per 20k aggiungi la scelta della lingua tipo Netflix. Sono arrivato a 200 ore di ascolto. È così umile che può bere champagne o birra in lattina, ma certo. Se voglio lo champagne lo prendo, adesso mandava una birretta. E anche questa è libertà. Se voglio me ne prendo un'altra. Poi mi prendo dei rigatoni e li prendo adesso mangio. Anzi li prendo. Eccoci qua. Birra più rigatoni. Ok signori? I corsi sono eccezionali, la piattaforma è eccezionale, non cominciamo ad avanzare richieste a babbo minchia, perché le richieste hanno un costo di gestione eccezionale e per fortuna il target della Big Luca International è sicuramente rendervi felici, ma non possiamo prostituirci e rendere tutti quanti felici, anche perché c'è gente che è incontentabile, insaziabile, si deve sempre lamentare. Quando lanciaste guerra psicologica ti è arrivato un pacchetto misterioso, secondo me era Advanced Coaching High Fee Bootcamp. Quando lanciaste guerra psicologica ti è arrivato un pacchetto misterioso, non l'ho capito. Gina è pericoloso, vi stanno piacendo le email di questi giorni? Di fianco i russi, sì, lo so, e loro hanno di fianco gli italiani. Calma ragazzi, con estrema calma, capisco di essere molto avanti, però con i giusti corsi potreste quasi raggiungerli. Vabbè ragazzi, io adesso mi devo anche rilassare, volevo fare questo live, protocollokennedy.com, accedete gratis al 10%, domani si lanciano i corsi che potete comprare. Ciao.